La trazione monobraccio. Allora, la trazione monobraccio è un movimento piuttosto duro, difficoltoso. Quindi, come prima cosa, conviene ottimizzare tutti quelli che sono gli accorgimenti tecnici e posturali che ci riescono un pochino di più ad agevolare in questo movimento. Allora, innanzitutto sarebbe opportuno avere una barra prendibile ancora con i piedi a terra. Non che faccia molta differenza avere una barra alla quale bisogna lanciare, appendercisi, però è meglio avere almeno all'inizio una barra a terra in modo che quando partiamo per la trazione siamo belli carichi, già non un po' sfiancati dalla sospensione. Quindi, prima cosa, barra prendibile. E seconda cosa, dimensioni della barra e numero di dita sopra. Non mi starò a dilungare su questo dettaglio, in quanto ho fatto già qualche video in passato. E ve li lascio qui linkati, appunto, dove spiego bene tutto circa il numero di dita sopra, che deve essere 5, e le dimensioni della barra che cambiano a seconda di ognuno. E altra cosa posturale importante: dunque, noi quando facciamo una trazione monobraccio tendiamo a ruotare verso il braccio che tira. Se io mi trovo a dover compensare questa rotazione nel momento che stacco i piedi da terra, mi troverò, mentre sono in aria, delle forze che mi spingono in altre direzioni, che non sono esclusivamente quella verticale che interessa a me. Quindi ho una dispersione di energia. Per andare a azzerare il più possibile questa dispersione di energia, io devo cercare di partire già un pochino roteato, in modo da cercare di prevedere e compensare questa dispersione. Facciamo una prova empirica per capire come metterci. Dunque, afferriamo la barra, diamo peso, stacchiamo i piedi da terra e vediamo che naturalmente mi sono roteato un pochino verso destra. Se l'avessi fatto col braccio sinistro, sarei roteato dalla parte sinistra. Ora controllo i miei piedi e vedo che sono allineati più o meno con un angolo di 45 gradi rispetto alla barra. Quindi questa è la posizione ottimale di partenza per cercare di anticipare la rotazione che naturalmente andrò a prendere quando traziono monobraccio. È un dettaglio, è una finezza, però vedrete che avrà la sua importanza, soprattutto quando arriveremo a fare più serie consecutive, sarà molto importante perché ogni dissipazione, ogni ripetizione si va poi a maggiorare con l'altra e alla fine, insomma, si ondeggia molto ed è facile fare 1 o 2 ripetizioni in meno soltanto per questo spreco di energia. Quindi teniamolo bene a mente fin dall'inizio. Per farvela vedere, dunque, questa qui, diciamo, è una trazione partendo frontali. Vedete? Quanto ho roteato? Se invece lo parto già cercando di compensare, mi metto a 45 gradi rispetto alla barra coi piedi. Afferro, vedete che la trazione è più pulita. Ecco, dobbiamo cercare di comportarci in questo modo. Ora che tutti gli accorgimenti tecnici sono elencati, l'unica cosa che manca per fare la trazione monobraccio è la forza, che non è una roba da poco, però riusciamo a metterla su con un solo ed unico sistema. Quello della carrucola, o meglio, quello delle pulegge. Una puleggia è un organo di trasmissione che ruota attorno al proprio asse, quindi è praticamente una ruota, una rotella, il cui perimetro ha un incavo lungo tutta la sua lunghezza che alloggia una fune, alloggia una corda che ci può scorrere. E con due pulegge si può ottenere questo sistema. Qui adesso abbiamo applicato 5 kg, ma ce ne possono essere anche di più, anche di meno, ci mettiamo il peso che serve, attaccati con un moschettone. Da quest'altra parte un altro moschettone che ci andremo ad attaccare in cintura, meglio se a un imbrago oppure
anche a una cintura vera e propria, oppure anche semplicemente a una corda, insomma, qualsiasi cosa che ci permetta di agganciarla saldamente al nostro corpo. Meglio non utilizzare i jeans perché si rompono facilmente. In questo caso abbiamo un imbrago che fungerà perfettamente all'utilizzo. Vado ad agganciare la mia carrucola con i miei 5 kg di scarico e sono pronto, mi metto in posizione ed eseguo la mia trazione monobraccio assistita con scarico. Questo sistema è una figata perché essenzialmente per la sua precisione, perché grazie a questo sistema io ad esempio posso vedere se sono più carente di un braccio rispetto all'altro, e nel caso posso andarlo a allenare con precisione il braccio che merita perché è più debole rispetto all'altro. La sua precisione anche è, penso si possa dire, motivazionale. Perché? Perché rispetto a un sistema di scarico con elastici oppure con la cordina che prende dalla barra, la quale la afferro con una mano mentre l'altra traziono, questo sistema invece di volta in volta, essendo io che applico peso, so bene quanto peso applico e vedrò che ogni volta riesco a mettere sempre meno peso. Ciò vuol dire che sto diventando più forte, quindi dà una buona motivazione, credo. Altra cosa importante è che posso dare alle mie braccia lo stesso stimolo allenante ad ogni sessione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, mettiamo che io peso 60 kg e per fare la trazione monobraccio devo metterne qua 10. Poi una sessione successiva, metti che sono vestito diversamente, peso di più, peso tipo 62, ecco che qua non vado ad applicare 10 kg ma ne applico 12. In questo modo la proporzione di peso scaricato è sempre la stessa, al mio braccio arriva lo stesso impulso allenante anche se il mio peso è cambiato. E questa è una cosa molto importante perché negli anni, anche nel breve termine, possiamo facilmente evitare di preoccuparci il problema di dire ne ho fatte poche, ne ho fatte meno dell'altra volta perché pesavo di più, oppure ne ho fatte di più soltanto perché pesavo meno. Cioè non c'è più il parametro peso che ci crea problemi o incertezze, perché con questo sistema riusciamo a mantenere la proporzione. Altra cosa che lo rende unico è il fatto che non è per niente traumatico. Cioè anche il più principiante dei principianti può mettersi qui e fare una trazione monobraccio. Perché mettiamo che un super principiante che pesa 50 kg viene qua e applica da questa parte della carrucola 50 kg, l'altra se l'attacca in cintura, lui riuscirà tranquillamente a fare la trazione con un braccio. Ovvio che non ha molto senso che un principiante totale si metta ad allenare la trazione monobraccio, è meglio che faccia altro come le trazioni normali, però per dire che non è assolutamente traumatico e chiunque ci può provare. Più verosimilmente comunque c'è una logica di un rapporto più o meno di un terzo, cioè vale la pena iniziare la trazione monobraccio se qui non applichiamo più di un terzo del nostro peso corporeo, vale a dire se peso 60 kg, se qua ne metto 20 ha un senso che inizio ad allenare la trazione monobraccio, se qui devo metterne più di 20 forse sono un po' carente ed è meglio che faccio altre cose tipo le trazioni normali per un po' di tempo. Io con questo sistema ci sono arrivato in 6-8 mesi, all'inizio appunto scaricavo un terzo del mio peso corporeo e dopo 6 mesi mi mancavano soltanto 2 kg e negli ultimi 2 mesi ho eliminato anche questi 2 kg, quindi più o meno se anche voi partite con un terzo del vostro peso corporeo come chili di scarico, tenete presente un 6-8 mesi per arrivare a fare la trazione monobraccio pulita. Chi ci può arrivare? Dunque, considerate che io ho fatto una trazione, allora parlando di trazione monobraccio fatta bene, cioè da braccio disteso a avambraccio che chiude sul braccio,
mi sono caricato 18 kg come mio massimale, il che vuol dire che ne pesavo 60 più 18 uguale 78. Quindi, grosso modo, come riferimento tenete presente che una persona di 78-80 kg può mirare alla trazione monobraccio. Ovviamente sono esercizi che pagano un pochino di più chi pesa meno, però insomma le cose stanno così. Per parlare ancora di sessione di allenamento, giusto perché penso possa interessare, io penso che la sessione ottimale sia sulle 3-5 ripetizioni per braccio per un 5 serie in tutto per braccio. Quindi, ad esempio, facciamo 3-5 ripetizioni di destro, ovviamente applicando qua il peso necessario a riuscire a fare le 3-5 trazioni di destro consecutive. Una volta che le ho fatte, lascio passare 4-5 minuti, quindi vado al braccio sinistro, di nuovo riposo 4-5 minuti al braccio destro e così via fino a fare 5 serie per braccio, appunto, di 3-5 trazioni l'una. Questo è un allenamento completo. Vi passerete un'ora e un quarto, un'ora e mezza, nel migliore dei modi possibili, se il vostro obiettivo è arrivare alla trazione monobraccio. Da questo allenamento a un altro, non facendo niente nei giorni intermedi, è bene lasciare passare sulle 60-72 ore. Con 6 mesi di questo, 8 mesi di questo, arrivate alla trazione monobraccio. Io sono arrivato alla trazione monobraccio e non ho fatto altri tipi di allenamento. Non è che gli elastici o la fune appesi a fianco in modo da utilizzare col braccio che scarica siano sistemi che non funzionano. Cioè, per funzionare funzionano, sono lo stesso coadiuvanti a raggiungere la trazione monobraccio. Però sono sistemi approssimativi e, essendo sistemi approssimativi, vi daranno risultati approssimativi. Se volete ottenere la trazione monobraccio un pochino più scientificamente, anche un pochino più per certo, direi costruitevi questo sistema, spendete 15 euro in ferramenta e vi dura una vita. Questo è lo stesso che ho utilizzato io ormai 16-17 anni fa per raggiungere la monobraccio, e è ancora qui che va bene. Non mi resta che augurarvi buon allenamento. Ciao!